In Italia il 19,9% delle persone è considerata obesa. Una persona è obesa quando il suo IMC è superiore a 30 kg per metro quadrato. Sempre in Italia, la percentuale di persone in sovrappeso invece è del 64,1%, ovvero più della metà delle persone in Italia è considerata sovrappeso. Dietro queste percentuali, che sono ben al di sopra di quanto si possa immaginare, si muove un immenso mercato di sistemi e metodi per dimagrire. Per esempio, sempre in Italia, soltanto il mercato degli integratori alimentari vale 3,5 miliardi di euro. Questo per farti capire di quanto sia immenso questo settore. E stiamo parlando solo di integratori. Non aggiungo poi tutto quello che sta dietro a vari centri di dimagrimento, eccetera, eccetera. Anche poi il settore del fitness è legato al dimagrimento. Quindi anche lì stiamo parlando di numeri astronomici. Quindi, come è solito fare in tutti i miei video, cerchiamo di capire come il marketing va a monetizzare questa nicchia di mercato. E per comprendere le abitudini di acquisto delle persone, dobbiamo cominciare a farci le domande giuste. In questo caso è: perché le persone vogliono dimagrire? Possiamo associare il dimagrimento al desiderio di mercato del successo sociale, ovvero all'accettazione. Le persone vogliono sentirsi parte di un gruppo e vogliono sentirsi accettate. E per essere accettati dai vari gruppi bisogna rientrare in quelli che sono i canoni del periodo. Le persone hanno sempre deciso di modificare il proprio corpo per essere accettati dalle regole della comunità, quindi essere più grossi, più magri, più palestrati, più muscolosi, più abbronzati, più bianchi. Insomma, le persone, in base alle regole della comunità, hanno sempre cercato di modificare il proprio aspetto fisico. Per esempio, come ho già detto in un altro video, un tempo le persone in sovrappeso erano considerate di status sociale alto perché potevano permettersi più cibo. E anche le persone meno abbronzate erano quelle che non avevano bisogno di fare i contadini o i pescatori, quindi non dovevano lavorare per stare bene. Ora gli standard sono completamente cambiati. Le persone cercano di essere più abbronzate, più muscolose e soprattutto cercano di essere più magre. Quindi per essere accettato oggi devi rientrare in questi parametri. Tutte le persone di successo si rispecchiano in dei parametri specifici, quindi o hanno tanti soldi oppure hanno una grande bellezza e stanno dentro questi parametri. Infatti vediamo che ci sono stati questi scandali delle modelle che erano troppo magre, perché i canoni di quest'epoca richiedono alle persone di essere più magre possibile. Ma allora, perché le persone che non soffrono di patologie particolari tendono ad ingrassare e poi vogliono dimagrire? È sempre una questione di marketing. Prova a seguirmi bene in questo discorso. Siamo circondati da cibi ipercalorici a basso contenuto energetico. Quindi cosa significa? Significa che questi cibi sono molto gustosi, ci piacciono, ma in realtà non ci servono a nulla, ci fanno solo ingrassare. Quindi dobbiamo mangiare tanti per essere sazi. E il marketing spinge per il consumo eccessivo. Quindi in ogni punto, in ogni luogo, in ogni minuto, in ogni secondo della nostra giornata siamo spinti a consumare alimenti che non ci servono, però ci piacciono. Vuoi un esempio lampante? Pensa allo zucchero. Si trova nel 75% dei cibi confezionati che trovi al supermercato. Vuoi sapere cosa succede al tuo corpo quando ingerisci dello zucchero? Gli zuccheri attivano le papille gustative proprio come ogni altro alimento, ma gli zuccheri poi inviano uno stimolo al cervello, nella parte del cervello legata alla ricompensa. In questo modo si attiva una reazione a catena di ormoni, tipo la dopamina, che innesca un meccanismo per la quale non ti sazi ma continui ad andare alla ricerca di zucchero in continuazione. E sai quali sono le altre sostanze che hanno questa funzione? Semplicissimo, sono le droghe come la cocaina che provocano assuefazione. E a questo aggiungiamoci anche la nostra amata pigrizia. Lo dico spesso nei miei video. Le persone cercano di completare le attività con il minor consumo calorico possibile. Quindi il fatto che mangiamo cibi che non ci servono, ma ci fanno ingrassare e non ci saziano, legato alla pigrizia, fa sì che ingrassiamo. In questo momento però ci ritroviamo nella condizione per cui non veniamo accettati dalla comunità. Quindi cosa fanno le persone pigre in questo caso? Cercano una soluzione rapida per dimagrire, ovvero la soluzione sbagliata. Dai, quante volte avete scritto anche voi su Google dimagrire in 3 giorni? Lo so, perdere 1 chilo in 10 giorni, l'ho fatto anch'io svariate volte. Purtroppo non ho mai trovato la soluzione, però sono sicuro che l'avete fatto anche voi. Ed ecco che entra in gioco il marketing delle diete, che va a intercettare un grandissimo desiderio di mercato
e va a offrire un'offerta specifica, ovvero la dieta per dimagrire, la pillola per dimagrire, il centro di dimagrimento per dimagrire in fretta. Tutto si basa su questo, la soluzione rapida e facile, senza sforzi, per dimagrire. E come dico spesso nei miei video, ad ogni richiesta di mercato, ad ogni desiderio di mercato, troverete un'offerta specifica. È così che funziona il business. E per farti capire quanto è forte questo desiderio di mercato, la parola dimagrire velocemente viene digitata di media 18.000 volte al mese, con picchi altissimi nei mesi di settembre e febbraio. Sai perché in questi mesi? Perché sono i mesi in cui le persone si fanno i loro buoni propositi per l'anno nuovo, per il periodo nuovo. Quando sei in vacanza, a settembre inizia un periodo nuovo e ti fai i buoni propositi. A gennaio, quando finiscono le feste, ti fai i buoni propositi, a febbraio vado a dimagrire. Ecco dove ci sono i picchi di iscrizioni nelle palestre. Ed è per quello che le palestre in quel periodo ti fanno delle offerte incredibili. Il marketing delle diete si muove anche nel fitness, come ti dicevo prima. E i professionisti del marketing sanno bene come interpretare questi dati. Costruiscono delle offerte mirate, specifiche, per andare a soddisfare quelli che sono i desideri di mercato delle persone. Le persone vogliono dimagrire velocemente, senza sforzo. Il marketer crea un'offerta specifica per soddisfare questo bisogno. Se non lo fa lui, lo farà un altro marketer. Ma comunque così funziona. Ed ecco perché ci troviamo inondati di suggerimenti per dimagrire. La pillola di piperina, piuttosto che la cintura vibrante, la Bicipitis Project, la palestra a 2 euro all'anno, e anzi ti paghiamo per andare, eccetera, eccetera. Insomma, il mercato è veramente enorme. Attenzione però, con questo non voglio condannare tutto il mercato del dimagrimento. Là fuori ci sono professionisti, ci sono medici che aiutano tutti i giorni le persone a livello salutare proprio a rimettersi in forma. È una cosa molto seria e molto importante, non voglio demonizzarla. Però questi miei video e questo video in particolare serve per farti capire come si muovono i fili del marketing in determinate nicchie. In questo caso funziona proprio così. Le persone non vogliono dimagrire facendo fatica. Non troverai nessuno che vuole quella cosa. Tu troverai soltanto persone che richiedono qualcosa di veloce, facile, senza sforzo. Chiaramente poi per dimagrire, lo sappiamo, è molto faticoso. Anzi, io stesso quando mi metto a dieta lo maledico, perché comunque sono periodi dove ti senti strappare qualsiasi cosa. E io dico, perché non invento una pillola per cui posso mangiare quello che mi pare e non ingrassare? Ah sì, esiste, si chiama metanfetamine. Però lì poi perderei i denti, perché non fa molto bene la droga, quindi di base non va fatta questa cosa qua. Quindi, ahimè, mi tocca fare dieta come tutti gli altri e allenarmi molto di più. Il marketer professionista è quello che sa interpretare i dati di mercato e sa offrire delle offerte specifiche. Punto. Non è molto complicato, così funziona in tutti i settori, così funziona nel tuo settore. Nel tuo lavoro funziona nello stesso modo. C'è un marketer professionista che sa interpretare i desideri di mercato dei tuoi potenziali clienti e sa costruirci sopra un'offerta specifica. E oggi abbiamo parlato di un mercato enorme come quello delle diete. Io stesso ho monetizzato tantissimo nel settore del dimagrimento e della perdita del peso. Come al solito ricordiamoci che il marketing è sterile e laico, sono le persone che ci mettono le mani sopra a fare la differenza. Se il video ti è piaciuto, metti like e condividi con qualche altro tuo amico che vuole monetizzare. E se fossi interessato a suggerirmi il tema del prossimo video, lasciami pure un commento a questo video. Da Marco Doria, il marketer più spietato della rete, è tutto. Mi raccomando, monetizza!